La cosa che mi fa impazzire del giornale unico del virus è questa sul modello italiano. Allora, per quanto riguarda la sanità, ma non voglio parlarne a lungo, oggi bastava leggere Repubblica in cui ci spiegano che cosa ha fatto il Ministero della Salute sui tamponi. Prima diceva tamponare tutti e poi dopo una settimana non tamponate più tutti. E poi siamo riusciti a gennaio a regalare le mascherine ai cinesi e poi non siamo riusciti a darle ai nostri medici e operatori sanitari che sono morti in un numero incredibilmente alto rispetto al resto del mondo. D'altronde il nostro modello italiano è quello che ha portato più morti da noi che nel resto del mondo. Ma il modello italiano sull'economia è pazzesco ed è come sempre l'annuncio. Solo l'annuncio. Ci hanno detto che sarebbero arrivati 600 euro, la gente di soldi 600 euro, posto che non rendono ricca una persona, i 600 euro servono per campare oggi e subito. In realtà sono passate 2 settimane e ovviamente 3 settimane e ovviamente i 600 euro non si sono visti. C'è stato un po' di casino burocratico, qualcuno ha fatto le richieste, molti hanno fatto le richieste, qualcuno di voi ha visto i 600 euro? Non sono arrivati. Ci hanno detto che facciamo una enorme cassa integrazione utile in deroga per tutti. In realtà anche lì, dopo le prime complicazioni, senti, non senti i sindacati, io vi chiedo, sono arrivati questi soldi da cassa integrazione? No! Nonostante sia stato fatto un accordo con l'ABI, cioè con le banche, perché te lo diano prima rispetto all'INPS, perché se aspettaste l'INPS dovreste aspettare, scusatemi, 7 mesi. Invece, c'è l'accordo con le banche, bene, oggi i consulenti del lavoro ci hanno detto che non arriveranno per il 15 aprile, ma Conte ha detto che sarebbero arrivati il 15 aprile. E voi dite, ma quanto sei polemico. Questa questione dei 25.000 euro prestati, io ho visto la relazione tecnica del governo, del Parlamento, del governo, scusatemi, sui 25.000 euro che dovranno prestare a babbo morto, vedrai quando mai arriveranno. Ho scoperto che sono a 6 anni, e vabbè, non a 30, non a 10, a 6 anni. Ho scoperto che il loro tasso di interesse è superiore a quello che fanno nei mutui le banche normalmente. E vabbè, lo paghiamo pure caro il prestito dopo che ci avete obbligato a stare fermi. E ho scoperto che sapete quanto costa questa garanzia allo Stato? 20 milioni. 20 milioni! Nella relazione tecnica c'è scritto che questa roba costa 20 milioni. Nulla! 20 milioni vuol dire che non stanno facendo helicopter money, ma vi stanno facendo presa per il culo money. Questo non è il modello italiano. Questo è il modello per il quale, se continuiamo così, non vorrei essere pessimista, ma lo sono. Se continuiamo così, abbiamo gestito l'emergenza sanitaria peggio di chiunque altro. E quell'economica ci porta dritti, veloci, limpidi, con i sindacati e con Conte al modello Caracas. E questo è quello che vogliamo? Finché facciamo in tempo, speriamo che noi giornalisti che continuiamo a urlarlo, e noi opinionisti, oppure la rete libera che riesca a urlarlo, faccia capire a Conte, Casalino e sindacati: toc toc! I vostri stipendi li paghiamo noi.